buonasera e buonasera e benvenuti alla 75esima puntata di Radiottica, ma il quarto appuntamento con le nostre gemme. Come state? Tutto bene? Tutti bene? Ecco, insomma, diciamo che è bella difficilotta, questa salita che si vede davanti a noi, sempre più ripida e non se ne vede la fine, però insomma. Noi siamo fatti per camminare, anzi per correre, anche sul posto, fino a quando poi, insomma, roderemo, insomma, il motore e andremo, questo è sicuro. Buonasera Salvatore Marchi, Doriano, Laura Rattala, buonasera, Costantino, buonasera, il nostro moschettiere. Stasera ne abbiamo ben due, poi scoprirete chi sono. E volevo dirvi solamente una cosa: oggi abbiamo sentito un po' di parole. Giustamente, noi viviamo in questo mondo, ecco, quindi di conseguenza dobbiamo anche tener conto di quello che succede. Ho sentito delle belle parole oggi, e le belle parole sono la premessa di azioni buone, si spera. Quando non ci sono le parole, mancano oppure sono troppo esagerate, non si capiscono. Ecco, le premesse non sono buone. Invece, le parole belle, chiare, buone, ecco che potrei dire, che ho sentito oggi, a me sono piaciute e sono premessa, secondo me, di qualcosa che prima o poi di buono deve arrivare. E sono proprio belle: l'impegno, scelte coraggiose, le visioni possibili, il capitale umano, l'orgoglio, i giovani, la cultura, tantissime parole belle ho sentito oggi e quindi insomma le ho catturate tutte. Detto questo, continuo a salutare. Buonasera, direttore Morpurgo, presente si resiste, assolutamente sì. Stasera come non mai, vi garantisco, credetemi sulla parola. Detto questo, però passiamo perché abbiamo tante, come sempre, cose da dirci. E passiamo ad una freccia bellissima di Flavio Pozzan che ci comunica veramente quello che noi siamo in questo momento. A questo punto, freccia. Buonasera e benvenuti alla striscia settimanale della Freccia Musicale. Anche questa settimana ho pensato per voi un brano iconico e indimenticabile e indimenticato della Duca Bianco, ossia David Bowie, non Bowie, come molti dicono, Bowie. E si pensava all'album Heroes del 1977 e la canzone appunto Heroes. Perché mi sono chiesto perché volevo proporvi questa freccia musicale, perché alla fine in questo momento qui siamo tutti eroi. Eroi a rimanere stabili mentalmente e fisicamente, grazie a Dio, e cercare di trovare il buono anche in un momento dove il buono è molto difficile da trovare. Lui ha dedicato questa canzone, come sapete, era il suo periodo berlinese, quindi la caduta del muro, che sarebbe venuta un po' dopo. Però quanti eroi ci sono stati durante quella fase? Persone divise, non in lockdown, ma divise veramente da un lockdown fisico, ossia da un muro, cioè famiglie completamente divise da un muro in mezzo a Berlino. Germania Est, Germania Ovest, e Stasi da una parte, Russia, ex URSS, e blocco occidentale dall'altra. Quindi sì, è vero, è una situazione difficile, il lockdown e tutte le restrizioni che abbiamo sono pesanti, molto, soprattutto per il settore lavorativo. Ma ricordiamoci sempre, sempre, sempre che nel passato ci sono state moltissime divisioni imposte, nel vero senso della parola, con il rischio di venire ammazzati per strada. Questo è il mio pensiero di questa settimana. Quindi Heroes, David Bowie, dal loro omonimo album Heroes, Duca Bianco. Buona freccia musicale, buona puntata di Radiottica e come sempre, stay positive. See you soon.
and stay positive, we are hero. E quindi a questo punto, se parliamo di eroi, io chiamo i miei moschettieri, i moschettieri. Oddio! Ecco, questo è il moschettiere dopo il martedì grasso. Scusate, ma non abbiamo resistito. Il regista però si diverte. Sabino, buonasera, buonasera. Allora, abbiamo Sabino Vito e Sabinone. Sabinone, the big one. Scusate, siamo, sapete, siamo così, insomma, volevamo... Questa foto ci ha fatto ridere un po' tutti, i colleghi che ti hanno visto, tutte le persone, dopo questo martedì grasso, insomma, ci ricorderemo Sabino col faccione. Buonasera Sabino, buonasera Vito Pesola, buonasera. Buonasera. Sabino, ma Vito lo sentiamo? Sì, lo sentiamo. Vito non lo sento. Non ti sentiamo, Vito, abbiamo fatto le prove fino adesso. Sei senza audio, Vito. Vito, non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Non va. Eh no. Allora, nel frattempo che Vito recupera un attimo, magari se glielo diciamo anche... Di uscire e di rientrare, sì, assolutamente. Sì, Sabino, allora facciamo che mandiamo la scheda, yes. Così la leggiamo e vediamo di recuperare Vito un attimo, ok? Sì. Perfetto, allora regia la... esatto, perfetto. Allora, stasera l'ospite è Veronica Waldgruber. E le persone sono Veronica Waldgruber e Veronica Waldgruber, nel senso che è designer e owner. Designer produzione, il designer di Veronica Waldgruber, produzione Rebel Italia e Zettner Germania. Gli occhiali sono made in Italia e Germania. La filosofia, strong, independent, distinct. Tecnica di produzione, fresata dal pieno. I punti di forza, l'unicità del design. Materiali, acetato di cellulosa, bronzo e i naselli in titanio. Filtri solari, Zeiss, Target. Persone che ricercano prodotti autentici di alta qualità con una storia e che sono made in Europe. Distribuzione Matis, vendita online, no, nine. Rieccoci. Allora. E poi dobbiamo capire, adesso glielo chiediamo, se è Waldgruber o Waldgruber. Tu cioè, dici avete... Wild? Non lo so, perché Wild è più inglese. A me piace Wild. Wild. Selvaggio. Vito non si vede, ci siamo persi Vito, vabbè, adesso lo recuperiamo, facciamo questo, magari iniziamo e poi dopo lo andiamo a recuperare. Allora, volevo dire solo due cose prima di mandare il video di Veronica Waldgruber. Allora, innanzitutto io l'ho conosciuta in questa occasione, è una persona veramente piacevolissima, parla quattro lingue, perché lei è tedesca, ma ha studiato, ovviamente conosce bene l'inglese, ha studiato in Italia, poi ha lavorato in Francia, e quindi queste sono quattro lingue che padroneggia egregiamente. L'italiano è perfetto, veramente complimentissimi. E quindi ho scoperto un po' come è entrata in questo mondo qua, ed è bellissima la sua storia, perché lei ha studiato design industriale, okay, a Bolzano, e quindi era orientata al mondo del design, ma non dell'occhialeria, insomma. Poi è andata in Francia, ha fatto praticamente uno stage, un tirocinio, e poi è diventata una freelance, lavorava anche nelle installazioni fieristiche così, ed ha incontrato in questo ambito Jacques Durand. E si è creata una mini collaborazione su un progetto, era il SILM 2010, e... Veronica Waldgruber insieme a Jacques Durand ha vinto il suo occhiale che ha disegnato lei, ha vinto il Silmo d'Oro per il premio speciale della giuria, e quindi si è ritrovata a dire ma allora questa è la mia storia. E la cosa simpatica è che non aveva ancora registrato il suo marchio, quindi ha vinto il Silmo d'Oro nel 2010 senza aver registrato il marchio. Poi ovviamente ha fatto tutto, ha preso praticamente la sua strada, 2012 la sua prima collezione. Poi è arrestata nell'ambito della distribuzione insieme a Jacques Durand fino all'anno scorso, distribuzione e produzione, ma da gennaio di quest'anno è totalmente indipendente per distribuzione e produzione. E quindi è una storia molto, molto bella.
lei è molto frizzante, a questo punto nel tentativo, cioè andiamo a recuperare il video, ma mandiamo il video di presentazione di Veronica Weilgruber. Dica. Rieccoci, ciao a tutti, che novità, e quindi ho visto che eravate arrivati in tanti, spero che saltiate subito dall'altra parte, ho visto Fabio che era arrivato, Massimo Vasumi, tante altre persone, insomma, abbiate pazienza, succede, adesso non so se ci sono solo io, ma devo ribeccare un po' di persone, spero che insomma che gli altri, come facciamo di solito, ribecchino, insomma, invitino gli altri a cambiare link. E vabbè, ecco Isabella, grazie mille, ritrovati, sì, cioè ci siamo, il problema è un po' la piattaforma e con il traffico che si blocca. Comunque adesso, mentre ribecchiamo tutti, ecco, volevo dirvi, approfittavo del fatto che Paolo, grazie, buonasera, sostanzialmente quello che mi ha colpito, ma che insomma deve essere stata anche un po' la molla che ha fatto scattare subito l'interesse nei confronti degli occhiali di Veronica Weilgruber, è l'idea, l'intuizione di questa di costruire l'occhiale, non solo uno, una serie di occhiali, e diversificarli sempre mantenendo un tratto distintivo che è questa barra che entra e esce dall'oculare, da tutti i lati, questa intuizione e anche questa maestria nel materiale, nel saper riprodurre questa sorta di illusione ottica che è molto bella e si ripercuote con gli occhiali. Ecco Sabino, stasera come al solito. E vediamo, ci sono anche gli altri? Ok, allora Vito sta arrivando. Mentre arriva Vito, che stasera è un po' sfortunato, chiamiamo però la nostra ospite, Veronica Weilgruber. Buonasera. Buonasera. Ciao Franca. Veronica, subito un sacco di energia, come vedi, appena c'è un circolo, un sacco di energia, boom, cadiamo, e vabbè. Troppa energia. Troppa energia. Allora, toglici subito questo dubbio, Weilgruber o Weilgruber? Si dice Weilgruber. No! Lo dici tu, eh? Devo dire che mi piace, è buono, è cattivo, però è Weilgruber. Weilgruber, un po', ovviamente, tedesco. Tedesco. Vabbè, se mi scappa Weilgruber, guarda, sono abituata. Ok,
Perfetto, immagino. Ok, allora, noi abbiamo letto la scheda, è vero Sabino, c'era già qualche cosa che volevamo entrare subito, abbiamo provato a dire un po', ecco, la storia. Sì, grazie per questa presentazione, Franca. Figurati, era, insomma, era quella, io quando facciamo le prove, no, c'è la prima chiacchierata e mi rimane molto impressa, il mio desiderio è sempre quello di trasferire l'entusiasmo che il protagonista insomma mi lascia, e quindi se è venuta bene vuol dire che insomma la cosa Sabino. Yes, innanzitutto Veronica, ciao. Produzione Italia e Germania, cosa produci in Italia e cosa in Germania? Fai sia acetato che metallo? Allora, faccio nel passato, ho prodotto solo in Italia acetato e metallo. Adesso ho cominciato a produrre acetato anche in Germania. Ho cominciato a lavorare con un nuovo fornitore in Germania. E ecco, devo dire che mi trovo molto bene. Ecco, e poi per me è anche un po' più facile. Ci vado in treno, torno la sera, ecco, molto tanto, così ho, cioè, continuo a avere tutti e due, ecco, una produzione italiana e adesso anche una nuova tedesca. Bene, bene, bene. Una cosa che volevo dirti è, ovviamente, occhiali strepitosi, idea originalissima, e non ho visto occhiali che assomigliano ai tuoi in giro. Sai, quando ci sono queste idee così originali, non voglio fare nomi, però sai, quei brand che arrivano e danno un bel impatto con un'idea nuova, c'è sempre qualcuno che cerca di imitarli. Non ci riescono perché sono troppo complicati. Come fai a realizzare quegli intrecci? Sì, l'acetato, quelli che ho fatto con l'intrecciato, è anche un bel lavoro di produzione. Sono stati anche molto bravi i miei produttori. Abbiamo trovato questa tecnica, e non è facilissimo da rifare, direi. Certo, secondo me forse è anche una cosa così distinta, diversa, che sarebbe troppo evidente magari fare la stessa cosa, non è, chissà, o forse arriverà ancora. Ma ne hai qualcuno lì con te, di quegli occhiali che abbiamo visto nel video? Sì. Qualcuno che abbia i colori magari belli, ecco, perfetto. Qua abbiamo uno molto contrastato, forte, con la barra, ecco, che va dentro i cerchi. Ci spieghi come lo costruiscono questo occhiale? Quello è veramente fatto in due, cioè in verità in tre pezzi, sono pezzi staccati. Ah, un collaggio poi? No, non è in coraggio, allora dovrei far vedere anche un altro. Cioè, solo quello prima, tutto era fresato da una placca di acetato. Invece su quello lì c'è una barra che viene infilato in questi due cerchi, e poi c'è un, non so se si vede, c'è un filo di metallo. Ah, sì, sì, sì. Viene inserito, che viene spinto in fondo del canalino, che tiene insieme tutti i parti. E così è questa idea, che questa barra entra e esce come barra, cioè come asta. Bellissimo. E l'altro che volevi mostrarci? L'altro che... Aspetta. No, poi volevo farvi vedere questo, che è solo il nero, però con lucido e il satinato. Lavoro molto sempre con questi contrasti, che è un monocolore, ma non sembra. Sembrano quasi come due materiali. Il campo visivo non viene limitato da quel lavoro lì? Come? Scusa? Il campo visivo non viene limitato da quelle barre? Per chi lo indossa, prova ad indossarlo. Non ho capito. Ah, ok, no, è abbastanza alta. Sì, sì, sì. Belli. Senti, quindi ci raccontavi, tu hai iniziato a disegnare occhiali e ti sei ritrovata già un bel premio. Sì, era molto strano, devo dire, perché non sapevo neanche cosa vuol dire un silmo d'oro, era un po', ecco, non capivo ancora niente di questo mondo, non capivo neanche se voglio continuare. Certo, ma disegni anche altro oltre occhiali? Sì, lo sto sempre facendo, disegno
ormai da 8-9 anni per la casa Hermès a Parigi. Sto disegnando praticamente cioè ho cominciato così che disegnavo pattern per la sete uomo, quindi per cravatte, foulard, per la collezione da uomo. Poi adesso è diventato sempre di più e disegno anche sì, disegni motivi per la casa, per tessuti di casa, carta apparati e ultimamente anche dei gioielli, gioielli di fantasia lo dicono, quindi non gioielli di argento oro, ma gioielli di corno. Questo vi volevo far vedere perché è di corno, quindi è anche un materiale che si potrebbe usare per occhiali. E quella corda, e c'è una corda di cuoio intorno che si mette dentro come tipo come la lente in acetato, ha un canalino. C'è il canalino. E viene preso così. Ecco, alla fine non è neanche tanto lontano da un occhiale, diciamo. Infatti, il materiale è quello, c'è il canalino, può essere utilizzata anche per metterci l'occhiale con l'astina. Infatti, in verità potrebbe essere anche un bel portaocchiali. Bello. Senti, com'è nata poi abbiamo sentito che ti sei avvicinata a questo mondo grazie a Jacques Duran? Avete per gli occhiali, sì. Sì, questo è anche stato piuttosto un caso di tante cose, forse, nella mia vita. Che Jacques Durand condiviva uno studio a Parigi con un designer italiano e io ero assistente di questo designer italiano. E quindi lui mi chiedeva, ma non vuoi magari immaginare un occhiale? Tu che sei designer ma non sai niente dell'occhiale, secondo me è un vantaggio, così non ti freni, non hai limiti in testa. Vai pure, ecco, vai lontano. Ecco. È come il musicista che suona senza aver fatto il conservatorio. Sì, devo dire, è vero, se vedo disegni di quest'epoca sono abbastanza orribili, c'è come dimensione, cose. Però sì, forse mi aiutava anche a portare un qualcosa di creativo nel processo che qualcun altro forse non avrebbe usato. Io penso che i disegni più originali che vediamo nel nostro settore provengono sempre da gente che non naviga nel settore degli occhiali da anni. Bisogna avere una mente fresca per fare cose nuove. Sì, è vero. Anche per quello che ci tengo a continuare anche le mie altre attività, perché ho paura di essere troppo bloccato. Magari sì, avere il giorno dove dico non ce la faccio più gli occhiali e poi... cioè, mi aiuta, mi dà delle idee, ci trovo dell'ispirazione. Bene, penso sia utile. Isabella ci fa questa domanda, riesce a leggerla la domanda? Quanto è stato difficile per una donna designer, anche molto carina, farsi strada in questo settore, a mio parere abbastanza maschilista, specie in Italia? Però, è vero. È vero? Sì. Se è stato difficile? No, non, devo dire che non ho incontrato difficoltà o non sono, ecco, secondo me non ho mai trovato problemi perché sono una donna, però è vero che il settore è molto dominato da uomini e anche tutte le aziende e sì, forse bisogna sempre combattersi un po' di più, ecco, da donna. Però c'è da dire che ti sei ritrovata a fare il grande passo da zero, praticamente sei entrata nel mondo dell'occhialeria, sei già diventata qualcuno senza aver registrato neanche il marchio, quindi è stato tanto. Poi alla fine è stato un premio, non è che poi con un premio tutto funziona, voglio dire. Però ha un significato, nel senso che arrivi già sulla scena, insomma. No, però era anche una bella motivazione, è vero questo. Sì, sì, diciamo che sei entrata spaccando i vetri, ecco, perché è un premio, vero? È solo un premio, però è un riconoscimento molto importante nel settore, cioè nel senso, per chi non è del settore, ecco, quindi è stato un ingresso, diciamo... Sono entrata con la porta, ecco, sì. E poi sai, un'altra delle considerazioni è che sì, sicuramente, voglio dire,
tu dici, ma può essere stata anche fortuna in quel momento, così colà, però sai, 2021, sei ancora qua, il tuo tratto distintivo c'è, ed è molto bello, bellissima la novità, quella che ci hai fatto vedere prima, perché sai, quella che impressiona un po' è il fatto che su un tratto così semplice, è una linea, ci hai costruito veramente tanti modelli, la collezione, l'idea, la sfida per te, secondo me, sarà sempre... Sì, vero? È una sfida, ma è in qualche modo anche un aiuto, perché ho qualcosa da su quale tenermi. Io quello che ho e lo porto più avanti, allora posso... È anche quasi più facile trovare sempre nuove forme, perché non parto da zero, parto già da un linguaggio, un esperimento che c'è già. Sì, e poi la cosa che ti ho chiesto, non mi sembra che te l'abbia chiesto prima Sabino, ma mi piacerebbe, cioè l'intuizione da cui sei partita, mi dicevi, ma è stata abbastanza casuale come inizio. Però poi, perché mi piacciono le geometrie? Cioè, ragionando sulla geometria, sulle geometrie, sulle forme nette, così, sono arrivata ad una sintesi estrema, che è la linea. E poi da lì ho giocato. È vero? Sì, esattamente. È un po' nato così, che... Cioè, diciamo, giocando o portando insieme delle forme, delle geometrie, degli elementi magari anche opposti, togliendo qualcosa, fare tipo una sostrazione, mettere qualcosa in alto o in ribasso. E poi sì, in verità ci sono tantissime altre possibilità ancora, è tipo una cosa infinita e non ho paura che arrivo a un punto dove... Sostanzialmente tu leggi questa barra, questa linea, come se fossero le note di un pianoforte, dice ci sono infinite melodie su questa cosa, sì. Tu le vedi. Sì, secondo me sì, poi se mi stufo un giorno della linea magari faccio l'opposto, faccio il vuoto, o cioè si può anche trovare sempre una logica. Non dare troppi segreti, che sennò... Sì. Sto scherzando. Ascolta Veronica, e un'altra cosa che volevo chiederti, questo momento di fermo, di stasi, ecco, di... che ci porta in un nuovo mondo, perché quello che troveremo, quello che già stiamo vivendo, ma quello che vivremo anche dopo, quando ci toglieremo finalmente le mascherine, è comunque un mondo nuovo, diverso, con delle regole diverse. Che cosa ti ha portato questo momento di fermo, questo momento di riflessione, no? In questo anno, perché ormai parliamo di un anno. No, devo dire che per me quest'anno è stato molto particolare, ma anche molto importante. Infatti era un anno dove, ho cominciato così, esattamente un anno fa che ho, all'inizio febbraio, che ho deciso di lasciare, ecco, la struttura che avevo in Italia e l'azienda con cui ho lavorato per tanti anni. Uh-huh. Ed era sì una decisione grossa, ma forse anche un po' emotiva, perché avevo deciso di cambiare, però non avevo tipo il piano B, non sapevo bene cosa farò. Quindi era un momento un po' confuso. E poi è arrivato questo lockdown e da un momento all'altro il mondo si è fermato, tutto era fermo. E a me mi ha dato l'occasione di andare un po' dentro di me, di pensare e di riflettere come andare avanti, come cosa fare. E in verità sono molto contenta di aver avuto questo tempo, perché non è era un processo, all'inizio... I primi due mesi ho messo l'occhiale da parte e ho disegnato molto liberamente, sono stata molto immersa nel disegno per Hermès, per altre cose, ho disegnato solo a mano, ero molto, non so, non avevo chiamate, non avevo mail da rispondere e sono stata molto felice quasi di trovarmi un po'. Di avere un tempo. Sì, e c'era una cosa che mi vorrei raccontare. Era una volta, era in marzo o aprile, faceva molto bel tempo quell'epoca in Germania, ero davanti a casa e guardavo i muri di casa mia e mi sono reso conto che il colore era bellissimo, è un colore tipo un grigio menta, proprio dell'edificio, il muro, e in questo momento mi sono reso conto che, perché è stato dipinto 3 anni fa, è la prima volta che mi sono reso conto
di questo colore. Vedere che prima ogni giorno passi davanti non lo vedi, comunque significa qualcosa. È stato tempo per guardare meglio le cose e nelle cose. Sì, e per focalizzare meglio. Per me è stato sì, molto importante. E poi, sì, quel tempo, io praticamente ho avuto il tempo di far nascere questa idea mia di magari sì, prenderlo in mano tutta da sola, questo mio marchio, e di, ecco, di creare un'azienda mia. E che è una cosa che prima probabilmente non me la sentivo, non avevo il coraggio di farlo. Pensavo sempre che qualcun altro deve farlo per me, devo forse cercare un altro partner. Sì. E c'è un momento ho capito, se io sto lì a aspettare che qualcuno arriva a fare il mio business come lo voglio io, posso anche aspettare magari altri 10 anni e perderli, perché non ci sta, non sarà così. In prima linea, sì, certo. Se lo voglio fare come lo voglio io, devo prenderlo in mano io. E quindi sì, ecco, questo anno mi ha portato a trovare, ecco, di calcolarlo, pianificarlo e di trovare il coraggio di partire, ecco, da sola. Ritorniamo un attimo su questo concetto, perché c'era una cosa nella tua filosofia che, di cui ti volevo chiedere, ma ti faccio la domanda di un'altra designer, Alessia Fugazzola Zeni, che chiede: sei influenzata dal Bauhaus? Questo sì, è una cosa con cui sono confrontato spesso. Credo che automaticamente sì, nel senso, crescendo in Germania, aver studiato design, sì, è un'influenza forte. Poi è vero che... sì, è vero che anche, per esempio, anche leggendo delle teste o ultimamente ho guardato anche sulle donne che lavoravano in questo tempo ed è molto molto interessante le cose che facevano e sì, devo dire che sono sempre ispirata e appassionata del Bauhaus. Poi non direi che il mio stile è Bauhaus o troppo, però come idea o filosofia di design, le geometrie, le linee dritte, il necessario, il funzionale, sì, completamente. Ok, quindi sei stata influenzata. Nel frattempo, eccoci, scusatemi, ma Vito purtroppo... Io ci sono stato, Vito è andato. Ma secondo me Vito in realtà c'è, però voleva vedere la Juventus e... purtroppo, ecco, Vito è collegato ed è in quel quadratino giallo che non riusciamo né a vedere né a sentire. Quindi Vito... Vabbè, goditi la partita. Tra l'altro ho letto che giochi a calcio, Veronica. Ah, dove l'hai letto questa cosa? Te lo stanno dicendo, tu non vedi. Il distributore l'ha scritto. Non so chi c'è dietro. No, è vero, è da quando ho 6 anni che gioco al calcio con molta passione. Tiziano, sì. Secondo me, c'è dietro Mati stasera. Ah, forse. Non è lui. Sì, sì, sì. No, solo sono frenata in questo momento, mi dispiace molto che non giochiamo in questo momento. Perché, ecco, tutto è una bella valvola di sfogo. Sì, sì, molto. Ascolta, Veronica, visto che hai parlato di, insomma, di indipendenza, ed era un po' quello che volevo chiederti, visto che l'hai messo anche nella filosofia, no, come tratto, strong, independent and instinct, volevo chiederti che cos'è per te il concetto di indipendenza, ok, in questo settore, e poi mi aggancio a quello che hai detto prima, perché qualcuno che sa ovviamente che tu, come ci dicevi prima, hai collaborato con un'azienda italiana, se non ci collabori più. Ci hai detto che sei indipendente da questo punto di vista, quindi ci chiedevano proprio se non collabori più, insomma, con Domenico, ecco, non è un segreto. No, sì, infatti comincio prima con la filosofia, lo stile. Sì. L'indipendente per me, sì, è anche, cioè vorrei che il mio stile o la mia collezione sia indipendente da una tendenza, da una moda, da qualcosa che è tipo che esiste oggi ma domani non vale più, ecco. Io voglio avere qualcosa che è valido per sé, che ha un significato, ecco, questo intendo come indipendenza, che non voglio creare un occhiale per creare un altro occhiale, ecco, voglio creare uno stile indipendente a quello che c'è magari sul mercato e sì, che ha un senso per sé, ecco.
che il concetto degli oggetti di design in genere. Sì. Qualsiasi oggetto di design deve avere questa caratteristica. Sì, perché sennò perché fare altre cose e portarli nel mondo dove abbiamo già tante cose, insomma. È una condizione necessaria. Mm. Ecco, quindi insomma essere... E poi sì. No, e poi l'indipendenza forse sì, è anche una filosofia mia di vita, secondo me sì, per me è importante essere indipendente di limiti, di troppe, di essere troppo costretto, ecco, devo essere free per poter pensare anche in maniera libera. Allora, e poi questo ultimo passo di indipendenza per me è stato fondamentale e importantissimo e sono molto motivata e positiva e carica adesso per l'avventura, che magari per fuori non è che è cambiato tanto, per me in questo anno ha cambiato molto, è vero, da gennaio, proprio da adesso in poi sono completely independent. Senti Veronica, ma hai con te qualche nuova uscita? Sì, allora non avevo ancora le foto, perché sono arrivato settimana... Scusami se ti interrompo. Questo nuovo format di Design York entra in radioottica è nato dal fatto che non possiamo andare più in fiera, quindi simuliamo lo stand della fiera, tu hai quei banner. Ecco. No, vediamo... infatti bello, è quasi un po' come uscire la sera a vedervi. Ecco. No. Dobbiamo accontentare, quindi facciamo il massimo. Anche disegni, cose, ovviamente tutto quello che puoi, ecco, mettere fuori, non vogliamo indagare, fare spionaggio, per carità di Dio. Allora, no, questo è un nuovo occhiale dove ci tengo molto su questo materiale, dipende come... sembra un trasparente, se lo vuole così, sì. E poi ha una superficie cangiante, dipende come ci si mette la luce. Questo mi piace, sembra un po', sì, sembra trasparente e in certi luci ha un rosa molto forte. Sì, si vede. E poi c'è questo che è sempre, questa idea di, adesso, di una forma che incrocia l'altro e fa l'angolina, fa come un cat eye all'interno dell'occhiale. Questa è una lastra Mazzucchelli? No, questo è la S. Ho insieme alla S. Bella. Invece anche qua, ecco, si capisce cosa intendo dalle geometrie, praticamente anche qua sono tipo due cerchi che creano delle superfici, cioè delle intersezioni, diciamo, sì, e quelli sono in un alto ribasso e con questa lamina anche che ha un po' di... Ecco, è proprio scavato, Veronica, è proprio scavato dentro, sì. Ci sono più livelli. E poi sì, ci sono sempre più livelli, credo. Questo è un occhiale da uomo, È per lo più donna la tua collezione, vero? Sì, infatti la mia collezione è più donna, però qualche modello uomo, unisex, ce n'è. Ecco. Ecco, qui la barra te la immagini praticamente, hai fatto un po'... Sì, vedi, per dire, la barra in qualche modo c'è sempre. Sì, esatto. E poi sottolineato con il sabbiato e il lucido. Vito, visto che non può fare domande in diretta... Sì. Bello, sempre, ha praticamente due o tre forme questo occhiale. Sì. Sì. Vito non è in diretta e scrive, è incuriosito dal tuo metallo. Dal mio metallo? Ah. Sì. Non so cosa voleva scrivere, forse sono in bronzo. Allora, lei ha detto che nei materiali c'è il bronzo, in effetti. Adesso la facciamo andare in giro per lo studio e la ripetere chiaro. No. Nello stand lì, che come si fa? No, Franca, sì. Non abbiamo parlato della freccia, non abbiamo commentato, è azzeccatissima oggi. È vero? A prescindere dagli eroi, c'è dentro Perlino, che voglio dire, è vicino a Veronica. Tu pensi che sia casuale? Io penso. Eccoci. Allora, anche nel metallo, no, sono un po' sporchi. C'è questo incrocio. Questo è tipo come una linea che parte di là e fa. È una linea che bellissima. Continui. Oppure, sì, questo è un occhiale ormai un po'
che ho da qualche anno in collezione, che però che è sempre uno dei best seller, sì. Che sembra molto forte, molto, cioè, estremo, adesso non è la mia forma, però sul viso è molto più dolce di quello che sembra. A me piace come ti stai il tondo. Vero? Sì? Sì, sì. Sì, sì. Ecco, questo è il mio metallo. C'è anche un metallo per l'uomo. Non so se sono storta. Ah, ok, con un ponte un po', ok. E poi ci saranno altri metalli, però sì, tra qualche mese. Okay. Aspettiamo, aspettiamo. Nel frattempo una tua collega, alla faccia di chi dice che il mondo dell'occhialeria è tutto maschile, Laura, ti chiede che valenza ha il colore nel tuo design. Quanta importanza dai al colore? Una domanda. Il colore no, il colore è molto importante, però è una cosa anche un po' intuitiva, nel senso non, quando scelgo colori non sto a guardare, sì, i mood board, tendenze, colore dell'anno, cose in giro, non lo so, non... Ma tu studi prima le forme, ovviamente. Come? Dico, ovviamente studi prima le forme. Sì, infatti la forma è sempre prima e poi alla fine sì, vado sui colori, però il colore arriva un po' come ultimo. Poi ovviamente è importantissimo, perché un bellissimo occhiale con un colore o con una combinazione di colori che non funziona è morto, nel senso è molto importante il colore, però mi arriva alla fine. Arriva dopo. Magari sì, o comunque quando faccio un occhiale ho in mente che voglio tipo avere un contrasto estremo, ecco, questo sì, ho tipo ho qualcosa in mente, però sì. Poi ci sono lastre che mi piacciono, per esempio quella, la chiamo disco, è da tipo 2 anni che l'avevo in cassetta, tipo, volevo fare questa cosa da lastra, e poi è arrivato quel occhiale e ho detto, ah, qua potrei osare andare con questa lastra. E poi ci sono altri, come quello con la S, che avevo in mente una cosa cangiante, ma trasparente, ma leggero, e l'abbiamo sviluppato. Perciò no, ogni tanto c'è anche il colore prima, ma... Sì, in generale sì, parto con la forma. Sì, cioè a volte ti capita di scegliere un colore e tenerlo nel cassetto finché non vedi che sviluppi la forma ideale per quel colore. Sì, questo ogni tanto ci sono delle lastre che per sé mi piacciono, però li trovo un po'... Ci sono anche momenti in cui non oso ancora usare questa lastra perché mi sembra un po' troppo pazza, e poi magari averla con me 1 o 2 anni e nel momento dico... Hai mai pensato di studiare lastre esclusive, colori esclusivi per te? Sì, ma con quella cosa della S ce l'è, però mi piacerebbe anche, cioè, ho già, diciamo così, ho già delle laminazioni esclusive che faccio combinazioni di colore, come anche quella che sono, ecco, fatto per me. Mi piacerebbe anche proprio sviluppare un materiale, cioè un non dico una vana, ma è una cosa movimentata con tanti colori, proprio fatto magari di un disegno di partenza. Questo mi piacerebbe nel futuro farlo, sì. Quando arriva la forma giusta? Sì. O contemporaneamente, vediamo, sì. O quando vedo qualcosa e dici, cavolo, questo sarebbe bellissimo averne una lastra e non c'è. Ogni tanto è anche il fatto che cerco qualcosa che non trovo, quindi devo farlo fare, ecco. Certo. Bella questa domanda di Giulia. Giulia dice, ciao Veronica, parlando di stile indipendente, cosa credi che possa mancare in questo mondo? In generale? In questo settore, diciamo, penso che intenda, no? Che cosa può mancare parlando di stile indipendente? Quello che non hai ancora fatto? Quello sicuramente. Ma devo dire che io trovo negli ultimi anni che escono anche marchi o cose più diverse, con materiale più, sì, non ancora visto. Sono contenta che succedono sempre, o che sì, che nascono sempre altre cose nel mondo degli occhiali che uno dice, ah, ma come mai che non è ancora stato fatto? Io lo trovo, sì, ci saranno sicuramente ancora altre cose che ci stupiscono nel futuro, sono sicuro, anche se magari uno può pensare un occhiale comunque limitato, secondo me ci sono ancora tante cose da sviluppare.
Sui materiali, secondo me, avremo ancora delle sorprese nel futuro. Sì. Però ti posso dire una cosa, Veronica. I materiali ormai ne esistono, ne abbiamo visti. Praticamente tutti i materiali che si possono usare sono stati usati. Dal marmo. Ah, come sai, forse sono occhiali che, materiali che non si sapeva che si possono usare. Sì, però la tua collezione è emblematica perché ci dimostra quanto i due materiali più classici possano dare ancora tanto di nuovo. Vero. Sviluppati con originalità, con... Grazie. Ritengo, sì. Per me, io sono un fanatico dell'acetato. L'acetato trasmette quel calore, quei colori che nessun altro materiale. L'acetato è fantastico, sì. E tu sei la dimostrazione che si può fare ancora tanto con l'acetato, tu come tanti altri. Sì, secondo me anche sull'acetato è ancora infinito, ecco, quello che si può sviluppare. Ecco, anche perché io devo dire che negli ultimi anni il mercato, cioè il settore nell'ambito indipendente ha dato veramente tantissimo e secondo me siamo ancora sulla punta dell'iceberg, perché mano a mano che cambiano un po', diciamo, come si dice? Cioè, io ritorno sempre al concetto della scacchiera, no? Quando si muovono gli scacchi, si ridefinisce tutto il sistema e quindi chi crea, ricrea su una base che si è modificata e quindi le idee si attaccano sempre a nuove cose. Che nel tuo caso, come diceva Sabino, sono d'accordo con lui sul fatto dell'essenzialità dell'idea e della genialità nell'interpretare l'idea essenziale. Ecco, però quello che può essere detto, rispondendo forse dal mio punto di vista alla domanda, è a seconda di come si modificano le cose e i materiali e sì, anche... ci sarà una risposta, tipo ci sarà una continuazione, una continuità. Esatto, adesso ci si parla tanto di sostenibilità, di eco, adesso tutti quanti inizieremo un po' alla volta a sentir parlare, anche grandi si sono già sbottonati su questa cosa qua, però poi l'eco, diciamo, l'io vanno anche sostenuti, non solo a parole, quindi le grandi aziende che sono le prime che fanno determinate produzioni, insomma, non è semplice, poi se lo dicono si spera che lo facciano, però insomma, dire, tra il dire e il fare, insomma, c'è sempre di mezzo il mare. Sì, 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 c'è un grosso... Ok, le grandi coalizioni hanno lasciato maggior spazio ad aziende più piccole che fanno più ricerca. Collezioni, forse, voleva dire. Le grandi... Noi leggiamo coalizioni, Isabella, cerca di... Forse intende coalizioni come grandi gruppi, hanno lasciato spazio... Hanno lasciato spazio, ma... Io direi che i piccoli si sono preso il loro spazio, direi piuttosto, è così... E che un indipendente tu è proprio mi piace. Sì, hanno preso lo spazio, secondo me, assolutamente l'hanno preso. Forse anche i clienti hanno cambiato, che adesso ci sono, ho l'impressione che sì, più e più gente vogliono sapere da dove arriva il loro occhiale, da come è stato fatto, cioè vogliono capire un po' l'etica dietro un prodotto. Forse questo è un po' aumentato, questa coscienza sul... Si vogliono raccontare più storie. La vendita, diciamo che è diversa, nel senso che adesso chi vende vuole raccontare di più. Sì, e quindi ci vuole un prodotto che però questa è una etica da poter raccontare con una storia. Scusate, colgo l'occasione della domanda di Ugo Adami, che è molto interessata alla distribuzione, per dire che la distribuzione, come abbiamo detto nella scheda, è... Io lavoro sì per l'Italia, lavoro con Mattis, con Tiziano Albrini, Maurizio Mirisola. Okay. Ho già lavorato prima con loro e continuo con lavorare adesso in diretta con loro due. Sì. Quindi non cambia nulla per la distribuzione. Esatto, scusate. Sono a posto, sì. E poi farei anche, Sabino, sei d'accordo, la domanda che fa Michele Cassano. Ti chiede il tuo guru. Giusto? Qual è il tuo guru che hai apprezzato, nel tempo? Ah, un guru che hai apprezzato nel tempo, qualcuno che ti ha, che insomma, io penso, no, che sia così. Quello che mi ha ispirato, una persona che ho... Non c'è. No, ci sono... Indipendente che... Persone, sto cercando una persona...
ma sai, adesso... i dipendenti prendono le cose. Sì, non... ma non sempre c'è una persona. Cioè, esatto, cioè... anche... No, io mi aspetto tante persone, adesso faccio fatica di chiamarne una, non so. Beh, certo. Va bene. Sono un po', adesso non voglio essere femminista, niente, però è vero che leggo o guardo molto sulle opere delle donne negli ultimi 100 anni. C'è un'architetta brasiliana che si chiama Linda Bobardi, che ha fatto dei bellissimi edifici in Brasilia. O per esempio Charlotte Perriand, che è una designer francese, che lavora con Le Corbusier, e spesso cioè uno sta solo di lui, ma non di lei. E ci sono tante donne che erano un po' nell'ombra, che hanno fatto bellissimi lavori, tipo negli anni 50, 60. Io mi ispiro anche molto di queste... danno forza. Ti identifichi loro, nel senso che le senti un po' più vicine, insomma, come ispirazione. Sì. Però ci sono anche uomini che mi ispirano, ecco, non voglio essere... Ok. Allora, vediamo un po', hai visto qualche altra domanda che ci è sfuggita, Sabino, magari? No, più che domande ci sono... diverse dichiarazioni, robe varie. Sì, Daniela che parlava del sinonimo. Non Vito guarda... che dice che non guarda la... Vito, quanto mi dispiace di questa cosa. Poi vabbè, ci rifacciamo, perché purtroppo non abbiamo capito qual è stato il problema. E poi Vito farà le... Non voleva essere con noi. No, anche Vito, devo dire che Vito farà le prossime 20 puntate. Senti, Veronica, invece quell'occhiale che hai sul banner alle tue spalle. Sì. Riusciamo a vederlo? Ce l'hai? No, quello proprio quello lì. Sì. Sì. In te, sì. Ce l'hai dal vivo? Ce l'abbiamo nello stand? Buonasera, l'ho portato sul mio stand, ecco. Guarda, perfetto, anche la cuvette, guarda. Ecco, succede spesso, proprio tutto genuino. Allora, questo che lavorazione ha? E questo, sì. Ah, una profondità, sì. Ha tipo come una... un scavato, tondo, fa come un visore, cioè, sì. Bello. Sì. E ecco, c'è questo colore che lo chiamo rooibos, che lo trovo... Bello. Molto clamoroso. Sì. E poi questa cosa però del scavato... Anche matte l'hai fatto, quello lì? No, quello è tutto lucido. Tutto lucido, ok. E anche su quello, sì. Con una lente un po' flashata, così si vede ancora un po' di più questo scavo. Sì, da più profondità, sì. Sì, la profondità. Infatti, questa è anche una cosa che cerco sempre a fare, dare della tridimensionalità, della profondità a questi occhiali, che sembrano abbastanza bidimensionali, diciamo. Sì, perché poi tu sei partita, abbiamo detto all'inizio, con Jacques Durand, che non fa queste lavorazioni. Tu sei specializzata nella tridimensionalità, negli intrecci, sì. Nei bassorilievi. Sì, di layers, di livelli diversi, è quello che mi interessa su un oggetto così, di dargli vari livelli. Hai disegnato altro, a parte Hermès, oggetti, qualcosa di... Sì. Allora, disegno sempre, forse vi faccio vedere, disegnato anche una lampada. È tua? Sì, questa è disegnata per Ligne Rosé, che è una casa di edizione francese di mobili. E poi, sì, no, in verità faccio altre cose, sto pensando, ci sono anche qua, piena di prototipi. Adesso li smontiamo allo studio. E... questo è un portaabito che ho disegnato. Ma dai. Che è tipo dei pezzi, dei ganci su una corda che si spostano. Posso far vedere anche. Questo, secondo me, è fondamentale per te, disegnare tante cose. Ah, sì. Perché viene appeso sul soffitto, sul muro. Ah, ok. Questi si possono spostare.
Poi una volta il cappotto, la giacca è messa, questo non si muove più. E sotto c'è il peso, quindi si bilancia. Si bilancia, ecco. E in casa bisogna solo, ecco, è molto, cioè, solo una linea praticamente. Ah, una linea? Ancora una linea? È vero. Non c'è ma è bello perché torna tutto, molto bello. Bellissimo. Poi, no, e poi in verità sto disegnando anche per un'azienda che era, sto disegnando dei, è tipo dei puff per bambini, sono dei animali. Adesso c'ho anche uno qua, simpatico, che porta la porta. Bello, bello, vedi, sei, guarda, ti leggo questo commento di Michele Cassano che dice: adesso comprendo meglio il carattere dei suoi occhiali poiché esprimono realmente la personalità di Veronica, donna forte, libera di essere se stessa. Ecco, grazie per questo commento. E quella lì che ci stavi facendo vedere prima, che hai spostato, sì, era una, vero, una... Questo è un disegno per Hermès che poi è diventato un asciugamano. Che sono tanti nodi e è un pattern indefinito, cioè non si cioè, questa è abbastanza una cosa difficile di farlo così che si ripete in tutti i sensi, ecco, in tutti i lati. Intanto tutti i nodi i nodi di barca, ecco, navale. Veronica, intanto ti informo che Tiziano dice che prende ordini anche per l'attaccapanni. Va bene, prossimo ordine. Vedi come siamo, insomma, inclusivi, tutta la creatività del designer, molto bello. Grazie Veronica, ci hai fatto veramente fare un viaggio dentro e fuori, vero? Beh, davanti agli occhiali. Sì, non mi viene in mente un altro designer di occhiali che fa così tanta roba, così diversa, che secondo me poi è il segreto dell'originalità che viene fuori nei suoi occhiali. Grazie. Intanto mi chiedo forse troppo, ho l'impressione di impazzire un po', però bisogna... Sì, c'è il caso, un'idea, dico, c'è il caso che un'idea che ti viene facendo un oggetto poi si ripercuota in un altro, se, cioè in un altro ambito, cioè tipo nell'occhiale? Capita, sì, questa. Alla fine penso che in qualche modo si vede, cioè si vede un po' del mio approccio anche in altri progetti, cioè si vede le cose incrociate, si vedono qua, le cose sopraposte, si vedono i nodi di le cravatte che disegno per Hermès sono tutti molto geometrici, cioè sì, sono geometrie che si ripetono. Alla fine sì, penso che questo modo di progettare o di come sì sviluppare un prodotto, un progetto, è comunque in qualche modo simile, anche se magari un occhiale o un... Cioè un... Allora, disegni cravatte e la cravatta è un qualcosa che si incrocia. Sì. Poi disegni i nodi per l'asciugamano che si incrociano. Se qualcosa si incrocia, non so perché... La linea. Sono tutte robe che si incrociano. Sì. Forse mi piacciono gli incontri, ecco. O il risultato, quello che esce fuori, poi. Sì, sì, magari inavvertitamente, però c'è qualcosa che influenza l'altro. Sì, 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 sicuramente. Bene, bene. Disegna un attacco occhiali da vetrina. Disegna un attacco occhiali da vetrina. Attacco occhiali. Attacco occhiali. L'ha disegnato, aspetta Emanuele, aspetta. Eccolo. Ah, che bella la testa stilizzata. Presto fatto. Ecco. Ah, praticamente tutta di incastri. Sì. Bello. Ah, proprio, è fatto di legno? È fatto di legno a chiomaracco. Sì. Così. Ma che bello. Okay, questo è Bauhaus proprio. Questo è un Bauhaus, sì, vero? Sì. Assolutamente. Bello, Veronica. Ecco fatto. Ecco fatto. Grazie Emanuele, puoi spuntare. Chiesto e fatto. Basta chiedere. Bello, bello. Guarda... Si sta esaltando. Allora, Veronica, guarda, ci hai fatto fare veramente un giro. Bel viaggio. Esatto, un bel viaggio
non solo nel mondo degli occhiali, ma anche tutto quello che è il tuo mondo, che poi si ripercuote all'interno della tua linea di occhiali, che è quella che insomma ci interessa maggiormente. Però ad esempio gli elefantini sono piaciuti tantissimo, gli attaccapanni, quindi insomma, pensaci a fare delle abbinate. Mi fa molto piacere farvi vedere, farvi entrare un po' qua, ecco. Quasi più autentico che un stand di fiera, quasi. Hai visto? Ce l'abbiamo fatta. Vabbè, ci prendiamo, come diceva il buon Flavio Pozzani, il buono dove c'è. E questo, secondo me, com'è, è molto buono comunque prendere, perché poi si crea un'intimità che magari dal vivo non c'è, no? Si crea un'intimità, secondo me, in digitale. Sabino, ti viene questa cosa qua? Cioè si cadono un po' di barriere, si è un po' più liberi. Quello sì. Avverto questa cosa qua. Allora, intanto c'è Romano che ti saluta, bello rivederti, quindi insomma sappiamo che per fare tutti quegli incastri e quegli incroci ci vuole una certa abilità, perché l'idea realizzarla poi dopo, vero? Sì, devo dire anche Reboli e Romano sono stati molto forti e abbiamo fatto un bel lavoro insieme. Quando hai presentato il primo progetto, che ti hanno detto? No, questo è lo bello, ho detto guarda, interessante, perché non lo fai bicolore? Guarda, cioè, anzi, ogni tanto mi hanno quasi spinto più fuori, poi secondo me forse l'avevano un po', si sono pentiti un po' di questo, però vabbè. No, loro che solo progetti possibili, non impossibili, comunque idee proprio che ti devono sfidare, sfidanti, ed è quella la cosa, perché si alza l'asticella, no? E in tutte le... insomma i settori, insomma, di chi produce, di chi disegna, di chi è, e anche devo dire di chi propone, perché anche noi ottici quando proponiamo degli occhiali così particolari che nascono e sappiamo poi raccontare tutta la storia che c'è dietro, allora anche noi stiamo proponendo, stiamo alzando l'asticella. Ve lo dico perché l'altro giorno una signora è sempre in negozio mi fa: ah, signora, ma ha tutti occhiali così particolari, ma ha solo occhiali così particolari, come a dire, non hai qualcosa di più semplice? Io dico, no, io ho anche quello semplice. Però se non siamo noi ottici a proporre al cliente finale qualcosa di diverso, e allora il cliente finale non arriverà al cliente finale. Non ha la possibilità di vedere qualcosa di diverso dall'occhiale standard e quindi apprezzare sia lo standard, la forma classica, ma anche qualcosa di diverso. Se noi gli proponiamo sempre il nero e il marrone, il pantoscopico, lo squadrato, e alla fine uno diventiamo tutti uguali. E quindi siamo, non abbiamo più il nostro dato di dire. E due, non diamo la possibilità di vedere altro, quindi di alzare a nostra volta l'asticella quando tutta la filiera l'ha alzata, giusto? No, noi abbiamo anche noi abbiamo bisogno di lavorare con ottici, ecco, come te, hanno voglia di... Guarda, educare un po' il loro cliente o di proporre qualcosa di diverso, diciamo. Assolutamente, ma questa sensibilità, Sabino, sta serpeggiando tantissimo, ci sono tanti tratti distintivi che stanno venendo fuori e quindi secondo me l'asticella la stiamo alzando un po' tutti. Sì. Quando facciamo i campionari spesso è anche una sfida scegliere degli occhiali, è stimolante. Sì, io la prima cosa che ho imparato dai rappresentanti quando ho iniziato a scegliere gli occhiali è cosa magari scegli, che sto al nero, è i colori dell'ottico. I colori dell'ottico sono, Sabino? Nero, marrone, avana. Nero, marrone. Allora, quando scelgo, perché magari lì è proprio, non farlo perché ti piace, dico no, i colori dell'ottico, là ci devo mettere sempre un colore dentro, o comunque quello più rappresentativo, quello che ti... Perché noi diciamo l'occhiale da vetrina, ma l'occhiale da vetrina che rappresenta il marchio, secondo me deve esserci, ma lo vendi anche perché arriva come un proiettile alla persona che lo sa guardare e apprezzare. Vabbè. Che è anche brutto chiamarlo occhiale da vetrina. Sì. Perché uno dice lo prendo, intanto non si vende. E invece no, è proprio l'occhiale da vetrina, come lo intendo io, è l'occhiale rappresentativo che mi dà quell'idea e poi c'è quello che va dritto. Rappresenta in qualche modo anche l'ottico e sì, la creatività o la ricerca dell'ottico. No? È l'occhiale punta di diamante.
Esatto, ma poi perché a me succede questo, almeno noto, che il cliente guarda quell'idea, gli piace tantissimo e poi magari devia sul suo colore o sulla sua forma, però l'idea che vince è quella, l'idea che arriva è quella. Quindi è importante non mettere marrone e nero in vetrina, ecco, stiamo dicendo una cosa. Io sovrappongo l'occhiale da vetrina come termine all'occhiale da riposo. Sono due cose che se l'occhiale da riposo, se tu dici a un cliente che gli stai dando l'occhiale da riposo, quella persona lì non metterà mai l'occhiale o lo metterà quando si stanca, perché l'occhiale o serve o non serve. Non può servire in alcun, può servire da vicino, da lontano, ma non da riposo. E questo è da vetrina, cioè l'approccio è sbagliato da parte nostra. Perché se lo chiamiamo occhiale da vetrina poi non lo venderemo. Sai come possiamo chiamarlo? Occhiale ambassador. Occhiale ambassador, sì, qualcosa di... Sì. Che vada da... Meglio. Cioè si presenta già in giacca, cravatta, tutto bello, sono io che... Vai. Spacco. Occhiale ambassador. Ok. Allora, abbiamo sforato anche un attimino, però vabbè, piacevolissimo, sarei andata avanti ancora per un paio d'ore. Veronica, ti dicono bravissima, creatività allo stato puro, sorprendere con gusto e auguro di continuare. Ok, Massimo Vasumi ovviamente ti fa tutti gli auguri e complimenti. Allora, Sabino, se sei d'accordo, io chiederei a Veronica magari di fare una chiosa, insomma una chiusura, un saluto, come vuoi. Se posso chiederti, visto che magari ci segue anche qualcuno dalla Germania che ha faticato a seguirci, se puoi farlo sia in italiano sia in tedesco. Non lo so parlare, ma ti seguiamo sia in tedesco che in italiano. Will Gruber. No, grazie a tutti, è stato un vero piacere farvi entrare un po' nel mio mondo. È stato bello essere anche... con della gente a quest'ora, che ultimamente è un po' raro, è stato un momento molto divertente. E vi auguro tutta una buona serata e spero comunque di vedervi presto in persona. Ecco, ciao, buonasera. E vielen Dank für alle zum Zu, dass, adesso non so neanche più parlare tedesco, vedete? Guten Abend an alle, danke fürs Zuhören. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wer was verstanden hat, hat mich gefreut. Und ja, hoffentlich bald wieder persönlich. Und wunderschönen Abend. Danke, danke Veronica. Grazie, grazie mille. Grazie di essere venuta. Grazie di averci mostrato tutto il mio mondo, il tuo mondo, e di non esserti risparmiata per nulla. Ci è arrivato proprio tutto. Grazie Veronica. Ciao. Ciao anche a Sabino. Ciao, ciao Veronica. È Vito, giusto Vito. Allora, innanzitutto chiedo veramente scusa a Vito, ma veramente non è dipeso da noi, purtroppo qualche cosa non ha funzionato, ma ci rifaremo, Sabino. Dici il risultato, Vito. Vito, dai, che sei guardando, no, dai, no, assolutamente. Allora, a me mi è piaciuta tantissimo questa puntata, nel senso che è stata veramente una bellissima chiacchierata, bellissime occhiali, e mi sono anche ripresa. Ripresa? Sì. E ho iniziato un po' in sordina. Per citare un cantante che ci ha lasciato in questa settimana, eri della serie Se mi rilasso, collasso. Esatto. È vero, guarda quanto è vero, quanto è vero. Bellissimo il commento che ci diceva Roberto Bottino dalla Bedda Sicilia, diceva: grazie tante, come aprire tante porte, stare con voi e aprire la mente. Ah, che bello, grazie Roberto, anche per noi, perché la cosa qui è veramente reciproca. Porto 2 Juve 2 Juve 0, davvero? Esatto. Bene, Sabino, settimana prossima, mercoledì, andiamo avanti a sprombattuto
vediamo se riusciamo a dirvelo prima, tanto poi alla fine ve lo diciamo sempre mercoledì mattina, ma... perché ecco, c'è la puntata e chi ci sarà e lo scopriamo mercoledì. No, ma lo sapete che David Bowie aveva due occhi di due colori diversi, aveva una risoluzione. Che esatto, aveva due occhi di, ed era ipnotico praticamente il suo sguardo. Era ipnotico, sì. Da trauma però. Aveva da ricevuto, trauma. Sì, aveva una, se non sbaglio, una midriasi, una paralisi praticamente della pupilla che gli dava questo effetto. Ah, non aveva gli effetti effettivamente, aveva la pupilla praticamente, ma anche da un punto di vista visivo, quindi aveva... Certo. Porca miseria. Vedi, e poi è uscita fuori l'energia in tutto il resto che ha fatto. Insomma, We Are Heroes, Sabino Buzz, ok? Non dimenticarlo mai, che tu sia giallo, rosso o arancione, noi siamo eroi, e quindi... Almeno per un giorno. Ce la faremo. Alla settimana. Bene. Sabino, ci vediamo mercoledì prossimo, okay. Al 3, sigla. Ciao a tutti. Sigla, ciao!